a questo incontro e grazie per aver accettato questa sfida, perché parlare di poesia, soprattutto in Italia, è una sfida. I vecchi saggi ci hanno insegnato che siamo un miscuglio di terra e cielo. L'arte, la bellezza, ci aiutano a trovare dentro di noi la parte di cielo. La poesia è un linguaggio del cielo. Noi vogliamo a tutti i costi, invece, con la nostra ragione, aver chiaro tutti i significati. La massacriamo domandandoci continuamente: ma cosa avrà voluto dire? La nostra parte di cielo lo sa. Per cui, rilassatevi, fate risuonare in voi le parole della poesia, sapendo che una parte dentro di voi ne coglierà il senso. Quando ho incontrato Chandra per la prima volta ho pensato: cavolo, è l'incarnazione del piccolo principe. Poi tutto con il tempo mi ha confermato questa sensazione iniziale, perché ho scoperto che ha la capacità, mettendosi in ascolto, di far uscire dai bambini, oltre che dalle persone, la cui parte di cielo, soprattutto nei bambini, non è ancora troppo soffocata e contaminata, dei versi meravigliosi. Oggi vi voglio presentare Chandra con le parole che una bambina cinese ha scritto su di lei. Poi vi prometto che ci sarà subito questo faccia a faccia con la sua poesia, diretto, senza mediazioni. Dopo le faremo un po' di domande. La bambina cinese dice: credevo che le poetesse fossero noiosissime. Invece questa aveva una vocina piccola piccola. E quando ho visto le sue scarpe e ho visto che portava il 32, ho capito che è una principessa. Vi presento una principessa di poesia, Livia Chandra Candiani. In ordine sparso, fuori, intorno alle cose o nel loro oscuro fondo. Sono soli, su terra spaccata, urlo di bestia nella notte, male che orienta, che dà alla luce. Fanno trincea, sbrigliando pulsano forte nella nudità delle cose. Fanno fessura, lasciano un appuntamento nella gioia incredula del mondo. Passami il pane, a che ora parti? Lo accompagni? Passami la tua mano, trasmetti senso a perdita d'occhio, non orizzonte spento. Chiamala la parola, passa l'impedimento che ci sgretola, l'aspro invito del limite. Mi inginocchio, chino le spalle tutte sotto il peso del grande. Lo snodo, lo perdo nell'infinito del pavimento. Preghiera a terra, dammi una parola sola, un richiamo per essere umani. Che ne ho fatto di me? La poesia sanguinaria dell'infanzia, il puma, tatuato nel sangue. Nel presto della corrente sono pentolino di latte che bolle e trabocca. Fuori c'è cielo, c'è acqua, cielo inquieto, sopra terra alza, movimento sull'acqua e mirabolante fuoco che fa tutto insigne e incendiato. Nello spazio tra le costole fluttuanti un martello sfascia ogni silenzio modesto. Dillo forte, fortissimo, gridano l'urto del mondo alle porte dei sensi. Sono qui, con sguardi come laghi, semino il grano.
grazie più piccolo che c'è. Certe mattine, al risveglio, c'è una bambina pugile nello specchio. I segni della lotta sotto gli occhi e agli angoli della bocca. La ferocia della ferita nello sguardo. Ha lottato tutta la notte con la notte. Un peso piuma. E un trasparente gigante, un macigno scagliato verso l'alto e un filo d'erba impassibile che lo aspetta a pugni alzati. Come sono soli gli adulti. Tu tienimi e io mi trasformerò in meraviglia tra le tue mani al caldo, quel caldo che di notte fa crescere il grano. Porta il corpo amato come vita segreta, preservata sotto lo spesso ghiaccio della memoria. Tu tienimi come guscio di noce nel pugno, fessura tra i monti. C'è silenzio tra me e te, c'è perla che tengo. E poi le mani si sono lavate, si sono sdraiate in grembo, hanno dormito, percorse dal tempo. Si sono salvate una sull'altra, custodia di gesti. Se non ti tengo, avvolgi le dita di luce, fai il pugno, tu resta. Hai mangiato? Hai dormito? La cacca? Vuoi un sorso d'acqua? Sei quattr'ossi, senti chi parla. Essere asini. La misura esatta è l'infinito. E il tintinnio delle cose. Qui. In memoria di te. È passato un anno. Ora è prima o dopo. In cappella si pregava un Dio a tempo. Venivo convocato. Non eri ben caricato. Non morivi secondo l'orologeria. Troppa fame, troppo sonno, troppa voglia di conversare, troppe scuse per restare. Quando l'assistente sociale ha chiesto il nome del tuo male, ho detto solo, fratello. Cosa? Ha chiesto lei. Mio, ho risposto io. Insieme.
spazio di carità tra te e l'altro. Spazio io, uno spazio voi, va bene? Facciamo così. Allora, parto io con una domanda. Grazie. E ti chiedevo il tuo rapporto con le parole. Da dove nasce? Che importanza hanno per te le parole? La potenza delle parole per te. Quando ho detto questa parola, la potenza, mi è venuto in mente un piccolo brano che c'è in un libro di Anna Akhmatova. Anna Akhmatova è una grandissima poeta degli anni 20, quindi del Novecento russa. In quegli anni, negli anni duri dello stalinismo, il marito e il figlio erano stati portati via nel gulag. Ogni giorno le donne, soprattutto donne, facevano la coda davanti al posto di polizia portando dei pacchi e cercando le notizie dei parenti scomparsi. Anna era in coda con loro, con le altre, e a un certo punto una donna la riconosce come Anna Akhmatova e quindi le si avvicina e le chiede: ma tu puoi dire tutto questo? E lei risponde: sì, posso. Ecco, mi sembra che la poesia è questo tipo di potenza, di poter dire il bene e il male, quel scomodo, quello che resta sempre un po' fuori dai discorsi, no? E di allargare i confini della possibilità di parlare. Anche di andare nelle zone che consideriamo pornografiche, come per esempio la morte, o come il fatto che siamo tutti diversi eppure tutti legati. La potenza della poesia è di portarci in contatto con le domande. Chi siamo? Chi è l'altro? Che legame ci lega? Tutto questo, no? E quindi di aiutarci a reggere le domande più che a darci delle risposte. Poi nella mia vita personale la parola è stata una ricerca fin dall'inizio del contatto, perché io vengo da una famiglia dove c'è la follia, la mia mamma era pazza. Adesso c'è questa tendenza che doppia nella società, cioè da un lato io non ho la televisione però la vedo ogni tanto dal mio compagno, da qualcuno, e c'è le persone che piangono in televisione, si confessano, dicono delle cose molto private, e dall'altro nella cultura le persone trovano un po' imbarazzante parlare della loro vita ed è come sconta solo l'opera, non c'è più neanche la data di nascita. Io penso che forse è bello invece trovare una via di mezzo in cui
Nel mio caso, per esempio, il mio libro di testo principale è la mia vita. E la poesia e la parola in genere è stato il tentativo di raggiungere dei luoghi diversi dove mia madre abitava, perché la pazzia non è altro che essere in un luogo, in un linguaggio diverso da quello che usiamo di solito. E quindi sono stata una ginnasta della parola, un atleta, forse anche un acrobata, per cercare di raggiungere l'altro. Stessa cosa col morire, cioè quali sono le ultime parole? Tra me e mio fratello sono state hai mangiato, hai dormito, la cacca, sì, la cacca. La cacca è sacra, come si sta morendo. Sono i segni che qualcosa funziona ancora. E quindi la parola per me è il ponte verso l'altro e anche è il contatto col silenzio. Non c'è vera parola se non c'è l'abitudine a stare in silenzio e a stare col corpo che è nel silenzio. La parola fa parte del corpo, è saliva, è battito cardiaco, è sudore, è... e quindi più siamo in contatto col corpo e più c'è parola, più siamo astratti, svagati, qua su, a guardare giù da qua, dall'alto, come sto. E meno la parola sarà in contatto col vivo. Va bene. Allora, facciamo, come ho detto prima, un 50%. La domanda l'ho fatta io, adesso passo la parola a uno dei giornalisti intervistatori che c'è in mezzo a voi. Alzate la mano per lui. Se no continuo io, però so che siete più bravi di me, so che qualcosa di pronto c'è, qui. Avete bisogno di un attimo di tempo, vi ha lasciato senza parole, ha parlato delle parole, Sandra vi ha tolto il fiato. No, devo leggerla io. Le vostre, fatele leggere a chi le ha fatte, dai. Chiaramente non le avevamo preparate, ma la Giume ha già risposto. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo che così tutti ti sentono. Potrebbe essere scambiata da per una degli studenti, però in realtà è il loro professoressa. Vengono delle domande adesso che non avete preparato e che vi siete
per quello, no? Cioè li vengono al momento, magari. Comunque, grazie, questa domanda è bellissima. La poesia è, mi sembra che risponda proprio a due bisogni umani, che sono la parola e il silenzio. Infatti c'è tanto bianco in una poesia, tanti a capo, no? E la capo per un poeta è qualcosa che si studia quasi quanto l'uso della parola, no? Perché è il respiro del poeta, è il suo silenzio, è il ritmo, è il vuoto. E quindi già di per sé, quasi per statuto, la poesia mette assieme il bisogno di silenzio con il bisogno di parola. E anche c'è parola e parola, cioè la parola viva, la parola abitata. Mi sembra che anzi di quella parola abbiamo tanto bisogno, di una parola che è in ascolto dell'altro e non parla sopra le nostre teste, no? Ma una parola che è in contatto e dice, chiede davvero come stai o dove sei, o chi sei oggi. Quindi diciamo che io ho bisogno di scappare dalle chiacchiere, cioè quando una cosa anche super raffinata intellettualmente però è detta senza il contatto con l'altro, non mi tocca, perché non c'è il desiderio dell'altro. Mentre penso che una parola deve nascere insieme, sapete, c'è quel modo di dire, questa persona non mi dice niente, ma è perché non crea risonanza, no? O invece ci sono, è l'altro che ci fa parlare, no? Quindi io cerco di coltivare la solitudine stando sola parecchio, è una necessità. Una necessità che ho fin da bambina e anche una necessità che è diventata anche il mio lavoro, perché avendo fatto per anni traduttore e traduttrice si sta molto da soli, in contatto con il libro, con l'autore che si traduce, ma anche soli. E quindi una necessità per ascoltare le parole che vengono a visitarmi, perché la poesia è una forma di pensiero, un po' in corsa, veloce, ma è anche uno strano gioco, in cui delle volte una poesia inizia da una parola che sento per la strada, oppure sbaglio, inciampo in un discorso e credo di aver sentito una cosa che non è quella e arrivo alla poesia. Quindi c'è bisogno di questo silenzio per poter stare nell'esitazione che dà il silenzio affacciato verso il mondo, non il silenzio del ritiro in sé. E c'è bisogno di parola, perché le poesie sono scritte anche con le parole, non solo, anche con il silenzio, ma anche con le parole. Io la poesia soprattutto l'aspetto anche dei mesi, delle volte, ed è la parte del lavoro di un poeta più dolorosa, perché diceva un autore francese, Blanchot, un filosofo, che c'è una contraddizione interna nella figura del poeta. Se non scrivo non sono un poeta, ma se non sono un poeta non scrivo. E in questo dilemma si trema, no? Non si sta bene. E Enrique nel suo testamento diceva, il compito più grave di un poeta è che la solitudine lanciatrice, lui chiama così la poesia, diciamo, la solitudine lanciatrice, non spesso ci lancia, spesso non ci lancia, e ci lascia a terra. E il suo consiglio è, e allora giaci, come giavellotto, come giavellotto, come giavellotto, tre volte, per far sentire il peso dello stare a terra.
oppure arieggia tutto il terreno, no? Perché ci sono montagnette che si vedono per terra le famiglie. E le parole quindi arrivano dalla vita, dalle letture, da un po' tutto, dal silenzio, e quando arrivano per me è una grande gioia, è come un fiume che è scongelato, perché di solito scrivo a terra, per terra, con le foglie per terra appoggiata scrivo, perché credo sia ancora un retaggio che il lavoro serio sono le traduzioni che faccio con un tavolo comunque basso perché ho mal di schiena e il computer. La poesia è una cosa un po' clandestina che faccio velocemente. Poi dopo lavoro tanto su come è venuta, che quello è per me la scrivania, però sto anche al divano. E scrivo un po' anche ovunque, mi ho sempre dietro un quadernino e quando arriva prendo appunti e non so mai dei versi spezzati che arrivano se moriranno lì, non ne farò niente, o se invece diventeranno una poesia. Ci sono poesie poi che arrivano tutte ad un fiato, che sono già così perfette, e altre su cui devo lavorare mesi, anche su una singola parola. E quello è il lavoro un po' più da ciabattino, da orologiaio, da artigiano, no? È un lavoro in cui mi metto in ascolto e dico, ma è proprio quello? Che vuole, è proprio la parola giusta? O è un po' ascoltata male. Andiamo avanti con qualcuno si è risvegliato, qualcuno degli intervistatori. Dove posso stare da sola in silenzio, quindi anche la mia stanza a Milano che ha molta luce e dà su un giardino, quindi vedo le stagioni, gli alberi. Un altro luogo è il monastero dove ogni tanto andavo, adesso un po' che non vado perché ho un po' di problemi di salute. E lì ci si sveglia molto presto, si mangia poco, che è vicino alla Scozia. E noto che comunque, sì, sono anche i paesaggi, no? Ma più che altro sono luoghi dove posso stare raccolta, no? Più che luoghi, perché delle volte una grande bellezza può rapire quasi troppo e non scrivo. Però ho molto bisogno di contatto con la natura, perché non a caso sta zitta e pure parla, no? Gli alberi apparentemente non parlano, ma poi ci parlano dentro tantissimo, no? Persone mi ispirano molto i morti, cioè le persone che ho amato e se ne sono andate, che dicevo di Selitis, che è un poeta greco, che la poesia è la prova che la morte non ha l'ultima parola. E mi sembra che è proprio così, che ho scritto tante poesie per persone che sono diventate invisibili, non le raggiungo più con gli occhi, eppure sento che il discorso non è finito. E quindi prosegue con la poesia. O anche ci sono persone con cui io faccio ricerca di parola, nel senso che
chiedono delle parole che non siano le risposte automatiche, no? Che diamo quando queste persone mi dicono come stai. Io devo prendermi del tempo perché so che lo stanno chiedendo veramente e che è una domanda enorme, difficilissima. Non è come quello, non so qua, ma a Milano tutti dicono ah, buongiorno, come sta? E non mi frega assolutamente niente della risposta, no? E, no, è proprio quando qualcuno ti chiede veramente come stai, no? Allora c'è, si calma un tempo. Quindi queste persone qua mi fanno di nuovo contattare il mio centro più profondo e da lì può arrivare la poesia. Poi c'è il mio gatto Givago, che è un grande ispiratore, perché lui è un tipo veramente, veramente strano, originalissimo, che adesso è andato a vivere in campagna, non vive più con me, anche quello l'ha deciso lui, ogni volta che torna in città si mette alla porta e urla, e quindi non c'è possibilità. E lui è, che è un gatto che ho trovato per la strada, abbandonato. Lui è come se avesse sempre un film davanti, è tutto un po' perso in un suo film. E quindi seguire il suo sguardo, vedere cosa vede, quasi impossibile, cosa gli passa per la testa, è molto ispirante. Ecco, diciamo che anche gli animali sono per me degli esseri che mi nutrono e altre cose di più. Hai accennato ai libri che ti ispirano, una domanda che di solito faccio quando invito le scuole e gli autori sono proprio quali libri ti hanno ispirato di più e i libri che ritieni imprescindibili. Capisco che è una domanda un po' così perché ognuno poi insomma ha dei libri che toccano la propria vita per cui e tutte le vite sono diverse. E ognuno insomma, di noi ha delle sensibilità diverse. Però quali sono state le letture che per te sono state allora molto forti, soprattutto la tua età dell'adolescenza, l'età che hanno nostro pubblico? Da bambina il primo libro che mi ha toccato in profondità è stato Il piccolo principe, che poi ho anche tradotto di recente per la Mondadori ragazzi, quindi tradurre e entrare proprio nel tessuto. E poi i miei autori sono stati soprattutto i russi, per via della mia mamma che è origine russa e la mia nonna che mi ha indirizzato ai libri della letteratura russa, che vi consiglio perché Dostoevsky, per esempio, sia Delitto Castigo che L'Idiota, parlano a delle zone di noi senza età, ma che sono molto vicine all'adolescenza e alla giovinezza, perché sono età del rischio, dove possiamo, siamo lì nel bilico tra decidere di buttare via l'occasione grande che una vita è o di farne invece della nostra vita un esperimento forte. E mi sembra che, che in Dostoevsky c'è molto questo tema di prenderla sul serio l'occasione. Poi ho letto un libro che mi è piaciuto moltissimo, che è proprio, penso, per la vostra età, anche se non so se ci sono libri per l'età, no? Nel senso che io ai bambini a scuola porto le grandi poesie di sempre. Però questo libro è di Grossman, Qualcuno con cui correre. È un libro stupendo, è la storia di un fratello e una
poesia, ma ha scritto anche lettere a un giovane poeta e anche Marte Lattes Bricche, i quaderni di Lattes, dove spiega cos'è per lui la poesia, che la poesia non sono sentimenti, non sono emozioni, sono esperienze. Quindi più esperienze facciamo da svegli, non così che ci passano sulla, e più forse un giorno avremo la possibilità di scrivere qualcosa in fondo. Poi forse anche Marguerite Yourcenar, L'opera al nero, perché che cos'è l'adolescenza se non un'opera al nero, no? Il riuscire a tirar fuori da noi, dal magma del passaggio dall'infanzia all'età adulta, un'opera. C'è molto nero nell'adolescenza. Io penso che è una delle età più difficili da vivere, per me è stata molto difficile, non so per voi, comunque l'ho trovata molto, dove trovare un proprio posto e dignità nel mondo non è facile e non sempre gli altri ci aiutano a farlo. Poi c'è un libro scritto da un giornalista che è Gatti, che si intitola Bilal, e che è il viaggio dei migranti, che i migranti africani fanno per arrivare qua, più Lampedusa, cioè come lui si è fatto prendere in mare, è entrato quindi nei posti d'accoglienza di Lampedusa e racconta com'è, e in modo asciutto, non retorico, e arriva tutto, e vi assicuro che poi si vedono con occhi diversi, cioè come persone, quelli che incontriamo per la strada, non so qua, ma a Milano nei 200 metri c'è qualcuno che chiede l'elemosina e spesso chiede soprattutto di essere visto, di poter dire il suo vero nome, che non è quello che vi dicono all'inizio, che è un nome inglese, Kenneth Benny, dicono scusa mi dici il nome tu, allora poi viene fuori che il suo vero nome è uomo coraggioso, la traduzione. Oppure quello che prima di tutto mette Dio, cose nomi, no? Di essere visti, di avere un dialogo, delle parole e anche denaro, ma non è l'unica cosa, no? È proprio il contatto. Quindi di là. Poi nei classici Thomas Mann, Tony Kruger, la storia di un adolescente. I fumetti di Charlie Brown, Linus Nest. Di recente ho visto un fumetto che è di Snoopy, siccome io sono celiaca da poco, quindi non posso mangiare il glutine, sono un sacco di diete, ho sempre odiato le diete, c'è questo fumetto dove Snoopy sta lì guardando il mare insieme a Gusto, il uccellino, e dice: ma mangiare e guardare il mare sarà dieta mediterranea? Ah, di nuovo. Le volevo chiedere quando ha iniziato a scrivere e se è successo qualcosa, comunque qualcosa l'ha fatto iniziare a scrivere così. Qualcosa? L'ha fatto iniziare a scrivere così. Sì, sì, è così, è successo qualcosa. Nel senso che già prima di scrivere, quindi quando avevo, penso, 4-5 anni, 5, insomma, meno di 6 perché non andavo a scuola. E, mio fratello, che ho molto amato, che era un po' più grande di me,
Pascoli. Io l'ho sentita alle spalle perché avevamo un corridoio e sono passata e sono rimasta colpitissima, proprio il corpo si è fermato da questa lingua strana, no? Che in che lingua parla la poesia? Sì, è italiano se siamo tornati, ma è anche un'altra lingua, no? E mi sono fermata e ho visto, vedevo tutto quello che lui diceva e quindi mi sono detta, da grande voglio scrivere in quella lingua lì. Finito. Poi sono passati degli anni e a scuola andavo male in un asino, forse perché anche credo che adesso, forse avrei una diagnosi di dislessia, ho capito parlando con altre ragazze dislessici, o forse semplicemente venivo da una situazione familiare difficile, insomma io ero un asino, facevo fatica in tutto. Compreso l'italiano, proprio non capivo per esempio l'elementare perché dessero i temi, i pensieri, pensavo che volessero spiare la mia vita, dicevano, te ne importa, quindi scrivevo degli elenchi freddissimi. Poi è successo che a 10 anni è morto mio padre, una morte violenta e annunciata. E quindi per me si è aperto qualcosa, una frattura, un varco, che non è stato solo brutto, è una situazione molto complessa perché era anche la fine di una figura molto pesante, no? E quindi io non lo so se è stato una ricerca di continuità oppure il fatto che poi io sono stata un'adolescente muta, non parlavo quasi mai, e però c'era la poesia, parlavo lì, no? E con delle poesie fin da subito abbastanza oscure, e poi c'era il fatto che gli adulti dicevano, ma sono triste, perché i bambini devono scrivere allegro, guai se scrivono triste, a tutte le età c'è il dolore, no? E quindi invece, quindi sì, è proprio stata una cosa scatenante, diciamo, un trauma che ha aperto però la possibilità di dire, e la poesia è una vocazione, è una parola vecchia un po' retorica, però se la si intende come qualcuno che ti chiama, come la parola che ti chiama, può essere attuale. Avete tolto il mestiere, alla fine state facendo tutto voi benissimo. E volevo chiedere, con quale criterio ha scelto le poesie che ha citato prima? Cioè quelle che ho detto. Bellissima quella domanda, bellissima. Perché c'è proprio stato un criterio, no? Ed è una sorta di presentazione, cioè all'inizio la dichiarazione che le parole non sono dalla mia parte, ma sono intorno alle cose, nel mondo, insomma. E poi una presentazione di me, no? Quindi che ne ho fatto di me e qual è la storia con la parola, con la mia poesia, che finisce con questo il grazie più piccolo che c'è, che è un esercizio che faccio fare ai bambini a scuola, di trovare il grazie più piccolo, no? Perché mi sembra che la poesia ha molto a che fare con la gratitudine, e puoi scrivere le cose più terribili, ma in quel momento tu sei grato del fatto che c'è la parola e che la parola raggiungerà qualcun altro, se no non scrivi. Quindi, e poi c'è una presentazione di me con la bambina pugile e poi inizia il tu, e cioè tu tieni le mani, che sono la cosa che raggiunge di più l'altro, l'altro bicchiere, l'altro tavolo, l'altro libro, ma sempre l'altro, no? E poi ci sono le due poesie dedicate a mio fratello, quindi sempre il tu, l'altro, e infine noi, i miei maestri bambini, dove io e tu siamo assieme, quindi siamo noi, e l'ultima che è quella dell'abbraccio, che è appunto
c'è proprio questo, come non disabitare l'io, sapere che io sono, no? E quindi abitarlo nel corpo, sentirlo, senza che diventi il narcisismo o il solipsismo di dimenticare l'altro, quindi l'io come ponte per arrivare al tu, e poi vedere quel di più di io e tu che fa noi. C'era un autore che si chiama Sklodsky, anche questo vi consiglio. Sklodsky è un autore russo che in realtà è l'inventore del formalismo russo, quindi è un critico, e detto così non si sbaglia, dice non leggerò mai, non lo dico, no. Lui ha creato dei libri che vanno oltre i generi, e uno è Zoo o Lettere non d'amore, è bellissimo, e lui praticamente se ne va in esilio dalla Russia, va a Berlino e lascia in Russia una donna molto amata, che però non lo ama. Allora lui le dice, posso scriverti delle lettere? E lei risponde, sì, ma non d'amore. E quindi lui fa il libro Zoo o Lettere non d'amore. Naturalmente, parlando di tutt'altro, di letteratura, ricordo, non fa altro che parlare d'amore a lei, no? E a un certo punto al telefono lei gli dice, noi andiamo al cinema, intendendo probabilmente lei e il suo compagno, e lui il ghiaccio, no? E allora sente, chi è questo noi? E dice, lì a Berlino io e tu sono il noi, in Russia è più forte. E questo è grammaticalmente così, perché in russo per dire io e te si dice tu con noi. E proprio grammaticalmente si dice così. Quindi questo noi è un qualcosa che sfugge a io e tu, non è la somma uno più uno, c'è qualcosa in più. Forse lo spazio vuoto tra di noi, non so, ma non sono arrivata qua. Cosa dicevamo? Della scelta, sì, e quindi le ultime due sono su questo noi che è uno spazio. Buongiorno, vedevo se può fare alcune considerazioni sull'importanza che lei ammette alle piccole cose, le cose essi, la bambina, pulcile, diventano quindi cose molto importanti alla fin fine. E vedo anche delle assonanze e delle sembianze con la poesia anche di Montale, quindi anche le considerazioni se la lette. Quanto l'ha letto, quanto le piace, quanto ci dirà a posto. Grazie. Sulle piccole cose, perché sono, io penso per esempio che le pentole, i piatti, le frusate sono i nostri consorti, cioè quelli che dividono con noi la sorte, no? Che tantissime volte io mangio quasi sempre da sola, sto mangiando, poi la mia cucina non ha gli armadi, ha i pensi con sopra tutte le pentole, così guardo, le vedo lì e dico, oh, buongiorno, pentole! E loro sorridono, sentono proprio che le vedono. E questo per dire, le piccole cose salvano la vita. Penso proprio che, credo che ci sia anche molte testimonianze dei sopravvissuti, che non attaccarsi, perché è diverso, ma legarsi alle piccole cose quotidiane, averne cura, vederle, non sentirle solo come dei oggetti, no? Ma come qualcosa che pulsa con noi nella vita, aiuta molto a vivere meno la solitudine. Sì, Montale mi piace molto, è uno dei miei autori italiani preferiti, e anche le piccole cose, Saba, e anche Penna. C'è questa vocazione del minore, no? Del non stare nel
piccole cose si riveli il grande, perché è così, no? Mentre il grande dialetto spesso ci brucia, oppure ci fa cadere nella retorica, no? Invece stare con questa discrezione che hanno gli oggetti, le cose piccole, anche i bambini, o i gatti, gli animali, che sono grandi portatori del mistero eppure non lo declamano, no? Posso dire una poesia su questo? Viene da Fiorenzo con i morti, non dalla Bambina Ruggine, e dice così. E invece sì, tutti gli oggetti ci guardano, quando lo sguardo li coglie, devoti servitori, molecole legate dal soffio di un concetto. Che paura abbiamo allora che il mondo vada a pezzi e ferro e porcellana facciano ritorno alla terra e alla montagna. Senza scio sarebbe allora il peso già lieve di nostre mani nella sartoria celeste. Basta, l'ho detto lì. Io la ringrazio per questa giornata. Io l'avevo sentita al Festival di Poesia e sono venuta a sentirla. Non la ringrazio solo per le poesie, ma proprio per il suo modo di essere. Allora le volevo chiedere, questa serenità che lei trasmette dipende proprio dalla ricerca e dal lavoro incredibile che le ha fatto sull'esprimere la sua autenticità? Intanto questa serenità è un po' apparente, perché dentro io sono anche... quindi ho i miei tormenti, non dormo di notte, perché devo ancora lavorare tanto per la sera. Dipende dall'aver lavorato tanto con la terapia, anche, perché io una persona, proprio una sopravvissuta che faceva fatica a tutto, no? Quindi non uscire di casa, mangiare, non poter dormire, quindi mi ha aiutato la terapia. E moltissimo la meditazione, la meditazione che man mano che si pratica vuol dire questo in mente, non ce n'è un altro. Quindi sentire questa postura qua, come mi sento così, e se non mi sento bene fare così, e sentire il mio respiro, sentire che stiamo respirando insieme, sentire che non mi siete nemici e che se mi siete nemici sono tutti vostri e io posso restare in un centro morbido, respirando, tutto qua. Voglio dire che ci sono tante cose che mi hanno aiutato, tra cui la poesia, però non posso dire che è solo quella. E ho dovuto cercarle con fatica e altre volte mi hanno trovato loro. E, aver avuto una vita difficile all'inizio dà molto fiuto. No? Io per esempio so che anche il più grande maestro del mondo che io incontrassi, che mi fa male, mi alzo e me ne vado. Questo mi ha dato questo fiuto. Nello stesso tempo l'autenticità è proprio il minimo da cui posso partire. Non c'è il re e nulla. E non è una decisione, è proprio che ci cambia il cielo. Quindi andare via a 100 all'ora da Diego, autoriferitico. Quindi diciamo che più che una serenità è una sapere che il salvataggio unico possibile è cercare di essere continuamente vicini a se stessi, no? Che poi la traduzione etimologica autenticità, no?
non si può essere, si dovrebbero essere vicini, che vuol dire poi vicini al vuoto, perché noi non è che siamo un Dio. Prenderla un po' come viene, sentire che se la vita mi manda questo, proviamo a assaporare com'è. Certe volte ha un saporaggio e certe volte ha un buon sapore. E delle volte nei sapori scomodi ci sono degli insegnamenti grandiosi. E così come delle volte nel benessere c'è tanta ottusità. Quindi non mettersi a discutere con la vita, ma invece collaborare, andare con la corrente in cui ci sta mandando, che non è passività per niente, però forse tu ne sai più di me, vediamo un po' che disegno vengono fuori. C'è una storia molto bella di Karen Dixon, che è una scrittrice da ecco anche Karen Dixon. Dovete leggere Karen Dixon. Karen Dixon è meravigliosa, sia i racconti, sia i racconti invernali, la mia Africa. Questo è nei racconti, i non invernali, gli altri racconti. In questo racconto c'è un uomo che di notte sente un enorme rumore, abita spesso nella campagna, e guardando dalla finestra vede che da una grande nevicata lo stagno ha rotto gli argini e quindi stanno morendo i pesci, e tutti gli animali possono venire annegati da quest'acqua per follia. Allora lui, andando nel buio in mezzo alla neve, comincia a andare un po' a tentoni, a sistemare gli argini, a cercare di richiudere dentro le sponde in modo che l'acqua non fuoriesca, e va proprio a tentoni. Poi stanchissimo all'alba ritorna a casa, dorme. Al mattino tardi apre le finestre e vede che i suoi passi inconsulti hanno formato il disegno di una cicogna. È un po' questo, quando noi crediamo di andare persi così, poi magari, chi lo sa, forse un giorno vedremo una cicogna, no? Quindi, forse non c'entra niente con la serenità. Chiedo se ci racconti un attimo della tua esperienza, che qui troviamo in Ma dove sono le parole? Ma dove sono le parole? Ho detto giusto, poi sono corretta male. Ma dove sono le parole? Da dove viene questo libro, quello contenuto, questa tua esperienza con la tua? La cosa importante è che io non ho fatto un'esperienza per fare il libro, e invece è una cosa che adesso io resto sconvolta di persone che mi dicono adesso vado a insegnare agli stranieri per poi fare un libro. Ma comincia a farlo, perché? Oppure mi chiedono, mi può dire come fare perché poi faccio un libro? Ma io non ci pensavo minimamente, quindi per 8 anni ho insegnato a scuola, anche lì per caso, perché hanno chiesto una maestra, ha chiesto un poeta a scuola e l'ha detto a una sua collega che andava a un gruppo di poesia dove l'insegnante mi conosceva, ha detto che ci sarebbe questa Gianna Damiani. Mi hanno chiamato, una scuola molto periferica di Milano, dove il 97% dei bambini sono stranieri, migranti. Io non sapevo che di solito un poeta va, legge le sue poesie e poi gli fa domande, un po' come qua. E ho creduto che bisognava far fare le poesie a loro. Quindi ci ho provato così, e ai bambini è piaciuto un sacco. E quindi sono loro che mi hanno richiamato, chiedendo alle maestre. Quindi poi ho strutturato un po' di più un super virgolette metodo, che insomma è più una cosa.
dei giochi e di situazioni in cui poter andare nel luogo dove sono le parole. E siccome molti dei bambini sono stranieri, hanno meno parole di quelli italiani. Quindi questo metodo gioco era costruito sul fatto che non ci fossero bambini che hanno più parole. Quindi trovavamo delle parole in una certa quantità e poi gli spiegavo cos'è una poesia e nasce la cosa. E, sto andando avanti però con i tagli meno classi, meno scuole. E a
anche il lavoro che ho fatto su di me e ho capito che ogni conflitto, ogni violenza nasce dall'incontro di almeno due sofferenze e che quindi c'è un lavoro importante da fare, che è quello di mettersi nei panni dell'altro, no? Di comprendere cosa c'è dietro all'indubbio nostro orrore, perché noi siamo gli animali più violenti che ci siano e lo siamo consapevolmente, spesso, non sempre. E quindi mi ha aiutato che nel buddismo si dice che la prima cosa che determina le nostre vite è l'ignoranza. E non è molto diverso dal cristianesimo, peccato originale, non è molto diverso dall'ignoranza. E per ignoranza si intende l'ignorare volutamente il male, l'altro, il diverso, far finta che non ci sia. E stare sempre a un livello di superficie consolatoria, fino a che un bel giorno, come diceva Iannacci, si è sotto 2 metri di terra, ma non ce ne siamo mica ancora. Ti ho risposto? Sì, sì, grazie. Era quello. No, se no dimmelo. No, no, ti ha risposto. Allora, mi ha riferito un attimo per dirvi perché vi ho fatto vedere il video, come siamo partiti. E il testo della canzone che avete sentito è un testo che ha scritto Chandra. E forse ve lo sareste immaginato, perché la domanda è perché ci fa vedere questa cosa. E è stato musicato e cantato da Luigi Verdi, che è, si definisce un prete scassato, come dice Chandra, un sacerdote che, insomma, ha accolto Chandra che deve fare l'incontro nella sua modernità e gli ha chiesto, è stato colpito e gli ha chiesto di scrivere un testo per un momento di meditazione che è questa. Ragazzi, vi saluto, mi dispiace che stia tornando subito adesso, vi perdete la fine. Niente. Ciao, grazie di aver partecipato. Allora, vi chiedo, un'altra domanda, se ci sono altre domande cerchiamo di fare, perché mancano 10 minuti a mezzogiorno, ho già visto che una classe ha dovuto scappare via, non so voi che orari abbiate considerato. Ci sono altre domande dopo, se no dopo la sua? Ok. Dopo, esatto, perché volevo capire se non c'erano altre domande, vi chiediamo di concludere con qualche altro così. Hai detto 2? Ok, va bene, allora. Io sono molto diretto. Qual è la sua più grande paura? Grazie, io sono molto diretto. La mia più grande paura è dormire sola in una casa di notte. E è un segno che è rimasto dalla mia infanzia, perché per me il pericolo era in casa. Applausi.
letteralmente. Quindi vuol dire qualcosa di cui è meglio non parlare, che non è cosa, no? Non è cosa parlare. Adesso un po' meno, ci sono tante, tanti luoghi in cui si tematizza la possibilità di morire consapevoli, di accompagnare chi muore, di elaborare il cosiddetto lutto, che vuol dire cos'è il lutto? È quella relazione che non finisce con la morte, no? Cioè, la morte non è abbastanza forte da far finire le relazioni. E quindi pornografica in questo senso, o anche... io ho scritto questo libro bevendo il tè con i morti e tante volte le persone sono una volta con i morti, oppure io bevo così, cioè, ma proprio è... c'è questa cosa. E mi sembra che, appunto, come citavo Elitis, che diceva la poesia è la prova che la morte non ha l'ultima parola, è frequentissimo che i poeti parlino della morte, ed è molto importante riuscire a portarla ovunque, che non resti chiusa in determinati posti, perché prima o poi ci toccherà tutti, no? Nella Bhagavad Gita sta scritto: qual è la cosa più meravigliosa e incredibile del mondo? È che tutti noi moriamo, lo vediamo intorno a noi, ma nessuno pensa che ci riguardi, che toccheranno pure, è così. E, per esempio, i bambini sono vicinissimi al tema, gli interessa tantissimo, e penso anche nell'adolescenza, però è una cosa che non è il caso, no? E, non tutte quelle che avevo preparato perché è tardi, e anche non so com'è la ricezione della poesia sulla morte, e ve ne dico qualcuna. Non l'angelo della morte, ma l'angelo dell'acqua e delle piante, della lana e del fulmine, dell'aceto e del pane, viene a prendere dalla finestra chi senza pensamento ha custodito la precisa vita. Hanno spalle leggere ed eleganti, come dopo la prima nevicata, i portatori di pace. Entrando seminano a piccoli gesti celati, fiocchi e silenzi. Morire è adesso, un momento qualunque, questo momento. Un palombaro con la testa sul cuscino mi fai la cronaca da sott'acqua. Difficile adesso abbandonarsi. Vorrei essere l'acqua in cui tu muori. Era amato anche il tuo corpo morto, con i calzini a scacchi e la maglia troppo grande, da vecchina monella. Niente di solenne, e ne stavi lì, scappata via, nel sacco. Io ringrazio di cuore Sandra.
per aver accettato il nostro invito del lunedì in Audi e per aver messo davanti a voi la sua vita, la sua parte anche più intima, diciamo, e così nelle vostre mani. Grazie per voi per averla accolta, grazie per lei per essersi mostrata così autentica. E per chi vuole c'è un workshop e se qualcuno vuole farsi anche un autografo penso che vi diano lo stesso tramite. Grazie per essere venuti.